Al Toro i conti tornano, anzi ritornano. Dopo lo shock del Verona, la lentissima ripresa di Castellammare, la capolista sgasa e allunga. Trita un Gubbio, trovatosi nel posto sbagliato al momento sbagliato, e si rimette saldamente alla guida della corsa promozione. Gli Umbri si presentano con la novità Alessandrini in panchina. Per Ventura il primo segnale di nuovo è dato dal ritorno di Guberti dopo 6 mesi. La sua squadra stavolta non aspetta, prende subito in mano la partita anche grazie agli spazi che si aprono e crea ripetizione. Le chiavi sono le transizioni che permettono di affacciarsi anche dalla distanza, come nel caso di Bascia, soprattutto le sovrapposizioni sugli esterni con Darmian, che lavora tanto, e Parisi, che addirittura conclude 2 volte, sempre di sinistra al volo, su respinte della difesa, prima andando centrale, poi angolando fin troppo. Gli esterni sono feudi granata, Guberti mostra una brillantezza insperata, ma il Torino non riesce a concretizzare una superiorità totale. E allora ci vuole la sveglia, portata da un'occasione di Graffia di troppo tenero nel sinistro da posizione invitante, per portare alla carica del capitano e all'inizio della festa. Minuto numero 40, Surraco mette un pallone intelligente fra le larghe maglie del Gubbio, Bianchi lo porta in rete di rabbia e sofferenza. Prima asfalta Cottafava, poi dribbla Donnarumma, inciampa, riesce a tirare sporco, colpisce il palo, segna la ribattuta e si libera, tornando a gridare all'Olimpico dopo oltre 5 mesi e salendo a quota 7. Da lì il Toro non si ferma più, Alessandrini mette Ragazzu per Graffiedi già prima del riposo, ma appena dopo prende anche il secondo gol, gentilmente offerto da Guberti, che fa vedere con un cross tagliato al millimetro che tipo di arma in più abbia Ventura per il rush finale, realizzato da sempre presente Mirko Antenucci, arrivato perfettamente sul secondo palo. Guberti, che poco dopo si prende gli applausi e lascia il campo a Sgrigna. La ripresa è comunque un'esondazione totale da parte di un Toro che purga tutti i recenti, forse veniali, peccati, prendendosi una totale cura ricostituente. Al 65esimo arriva il 3-0, la folata che stavolta travolge un Gubbio sulle gambe e di Antenucci, che gestisce da manuale una situazione di superiorità numerica allargando all'indirizzo di Surraco. Il destro incrociato dell'uruguagio è perfetto e per l'esterno destro arriva la prima gioia stagionale, meritatissima per una prestazione di volontà e acume. Questione di 3 minuti del 4-0, il modo è sempre più o meno lo stesso, con la differenza che cambiano interpreti e stili. In questo caso è Sgrigna ad inventare Rolando Bianchi a definire con un destro volante l'inserimento senza possibilità di scampo. Prima doppietta stagionale ad un anno esatto da quella del 4-0 di Ascoli. Anche Bianchi esce per far spazio a Meggiorini, ma il cambio più significativo è quello che porta all'esordio, minuto 74, di Pasquato, che dimostra carattere nel metterci 120 secondi a tramutare fischi diffidenti in esultanze. Sulla sua prima azione da giocatore del Torino, il fantasista scuola Juve apre e chiude il 5-0, tagliando il campo con gustosissima precisione, arrivando di rincorsa a mettere in porta il tapine dopo la consueta rifinitura ispirata di Antenucci e un tiro un po' troppo morbido di Sgrigna. Inizio perfetto per Pasquato, ma giornata perfetta in generale per tutto il Toro, che a 10 dalla fine prende anche il sesto centro che riporta Antenucci al comando solitario della classifica cannonieri di squadra, segnando il suo 9° gol con un sinistro favorito ancora da Pasquato, ma anche dallo stato di bandiera bianca della difesa ospite. Un successo pesante in tutti i sensi per le proporzioni del risultato, che riesce, ed era quasi impossibile, a spazzare via il ricordo dell'ultima apparizione interna, che funge da trampolino visti gli intoppi di Pescara e Verona, che riporta gol attesi e che ripropone una difesa blindata. Il Gubbio farà molta fatica a rialzarsi, il Toro invece ce l'ha fatta. Il Verona per 3-1, hanno c'era inferiore, tra pochissimo ne parleremo. La precedenza però ce l'ha la capolista, ce l'ha il Torino. Chiedo subito ad Emerson, difensore della Regina, se con il 6-0 di oggi, le contemporanee sconfitte di Pescara e Verona, secondo te il Torino ha piazzato l'allungo decisivo in chiave promozione diretta, in chiave Serie A, più 4 sulla terza, in questo caso il Sassuolo? Già era messo bene il Toro, anche senza questo 6-0. È la squadra più forte del campionato, bisogna dire, insieme a Pescara. Quelle che abbiamo incontrato insieme a Pescara sono le squadre che più forte del campionato. Il Torino ha 90% di possibilità di andare, sempre le percentuali di Alfredo. No, ma mi fido delle tue, ormai soltanto le tue fanno la differenza. 65-35, Barça-Milan, 90% il Toro. Ha fatto un gran passo verso la Serie A. Lo incontrerete tra poco, tra 2 settimane. Tra 2 settimane, sì. Tra 2 settimane. Alfredo Pedulà, a me non piace parlare solo ed esclusivamente dei singoli, lo sai, no? Perché poi conta il gruppo, conta la squadra. Però oggi mi sento di fare un'eccezione.
Cerca di essere d'accordo con me. Stefano Guberti tornava titolare. Certo, certo. Dopo sei mesi, dopo il lungo infortunio, dopo l'operazione al ginocchio, Guberti fa la differenza, Alfredo, anche sono sei mesi dopo l'infortunio. Guberti, è tutto un altro toro con Guberti, dai. Noi l'abbiamo, cioè non ci voleva sicuramente il mago per stabilire in estate che l'acquisto di Guberti sarebbe stato un acquisto tale da poter fare la differenza. Il Torino non l'ha avuto per 5-6 mesi, l'infortunio è stato molto grave e Guberti non è soltanto l'acquisto di gennaio, ma è l'acquisto di un possibile potenziale ciclo toro, perché Guberti fa la differenza in B ed è un ottimo esterno per la Serie A. Quindi quando il Torino ha preso Guberti guardando anche alla prospettiva. Alla luce di tutto quello che è successo sugli altri campi, dovendo parlare di Ascoli Pescara e Nocerina Verona, adesso ne parliamo. Credo che sia una passeggiata di salute parlare del Torino. Per dire cosa? Per dire che il Torino... No, dimmi solo una cosa, Alfredo, ma sì. Ventura, non ci sono problemi, no? Ha detto Cairo per il rinnovo del contratto. Ma guarda, io penso che le parole di un presidente valgono più delle sciocchezze che potrei dire in questo momento, nel senso che... è chiaro che Ventura vorrebbe delle garanzie come tutti gli allenatori al mondo le vorrebbero. Ho sentito fare dei nomi, alcuni improbabili, non vado a cozzare contro quelle che sono le considerazioni di altri per la panchina del Torino, ma mi ha convinto molto una dichiarazione del presidente Cairo quando dice: ma io ho un allenatore importante, ho aspettato tanto per averlo, ma pensate che io possa entrare nell'ordine di idee di farmelo sfuggire, di farmelo scappare. È chiaro che Ventura avrà, ma ci sarà tempo e modo per parlare di queste cose. Intanto io credo che il Torino e per il Torino e a favore del Torino paghi un ottimo lavoro da parte della società, perché insomma l'organico che ha il Torino è un organico spaziale per la Serie B. Cioè, io mi ero dimenticato di Guberti e oggi l'abbiamo ritrovato, mi ero dimenticato di Pasquato che oggi è entrato e ha fatto gol. All'esordio, con la maglia granata, dopo 30 secondi. Gli attaccanti del Torino sono tutti attaccanti, poi Meggiorini può avere un momento di difficoltà perché è arrivato a gennaio, ma oggi si è sbloccato Bianchi. Antenucci è un assegno circolare, Sgrigna trova gol pesanti, e Guberti è tornato, Pasquato è entrato e ha fatto gol. Cosa dovrebbe avere di più il Torino? La difesa è assortita, il problema portiere lo hanno risolto in 5 minuti, dopo il famoso e grave infortunio di Coppola. Condivido al 100% le illuminate percentuali di Emerson, la penso come lui, mi tengo anche un po' stretto perché credo che soltanto il Torino potrebbe scaraventare dalla finestra questo campionato, proprio perché, come ha detto giustamente Ventura, questa è una partita da riflessioni che vanno al di là del 6-0, da riflessioni nel senso che se dimostriamo di essere una squadra, come abbiamo dimostrato oggi, il nostro campionato, ecco vedi, l'ho seguito abbastanza bene, giornata delle riflessioni. Perché io cerco di capire un po', di capire bene quello che dichiarano gli allenatori, qualcuno lo sento al telefono, qualche altro non ci becchiamo con la linea, qualche altro prende l'aereo, però per me è importante dopo una partita capire cosa pensano gli allenatori. E mi hanno colpito molto queste parole di Ventura, perché Ventura sa che siamo entrati nella fase topica, determinante, decisiva della stagione. E questo è un Torino che non deve pensare di andare con il pilota automatico, perché sarebbe un errore. È il Torino che deve pensare di fare il toro. Se il toro fa il toro, con l'organico che ha, sinceramente, potrebbe decidere soltanto di fermarsi e di regalare la promozione. Da qualcosa sarebbe un suicidio per l'attesa che da anni i tifosi del Torino hanno per tornare in un campionato di maggior competenza, sinceramente, con Alfredo, tutto il rispetto per Ventura la Serie B. Ventura ha definito la giornata delle riflessioni. Lo sai, lo sapete che sta riflettendo parecchio. Lo sai parecchio. Non si dice, lo sai che lo non sai si che? Dice. Non si dice, vero, lo sai che è solo Criscitiello Pedullà, Tu che ci guardi sul mercato, Emerson. Ma sta riflettendo un sacco in queste ore, evidentemente, il boemo, Zeman, perché è entrato in un personalissimo silenzio stampa dopo i fatti di oggi ad Ascoli. Vorrei la conferma di Enrico Cerruti, perché è arrivato un comunicato. Eccolo qua, vero Enrico? Sì,